Siamo di fronte a un clone di Falanghina, selezionato da Ampelos, il clone Ampelos Eva 1. Ampelos è un consorzio di vivaisti che è stato fondato nel 1999 con lo scopo di convogliare verso una moderna selezione clonale tutto il grande lavoro di selezione massale che era stato fatto dai soci. In questo caso è stato selezionato nel comune di Montesarchio, nella provincia di Benevento, questo clone molto interessante di Falanghina. Perché interessante? Perché rispetto alla popolazione di Falanghina è un clone un pochino meno produttivo, la cui pezzatura dei grappoli è decisamente più contenuta, ma non per questo non interessante, perché mantiene una grande, diciamo, un grande spazio tra gli acini, quindi il grappolo rimane spargolo fino a vendemmia e questo consente, diciamo, di vendemmiare al momento giusto, perché i grappoli sono virtualmente, diciamo, privi del problema del marciume vicino alla vendemmia. Per quanto riguarda la colorazione, è una colorazione molto tipica della varietà, che va appunto da un verde al verde giallastro, al giallo più intenso negli acini più esposti, e in ogni caso ha una buccia molto consistente per questo clone in particolare. E per quanto riguarda le caratteristiche, diciamo, degustative del vino, direi di passare direttamente all'assaggio. Amici di Wine TV, siamo in compagnia del clone Falanghina Ampelos Eva 1. Vino che denota un aspetto visivo, una colorazione che ricorda molto un giallo paglierino scario, con decise note ancora di riflessi verdolini, quindi sintomo di grande gioventù, e dotato di una piacevole struttura. Naso è un mix di frutta, perché si va da una pesca, una albicocca, note agrumate, quindi un gioco tra polpa bianca e polpa gialla, un floreale però decisamente più giovanile, è un vino ancora in divenire secondo me. Assaggiamolo. Conferma decisamente anche sulle nostre papille gustative la sua prontezza, la sua freschezza, la sua gioventù, molto dinamico, decisamente fresco, un vino che si va ad aggiungere una nota minerale sul finale che non è mai invadente, è molto delicata, non è assolutamente, non lascia finali amarognoli, ma anzi prevale molto più ancora in bocca questa sensazione agrumata e di frutta fresca, quindi un vino assolutamente da apprezzare nel breve periodo, dotato assolutamente di una piacevole struttura.